Buon pomeriggio cari amici, come state? Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, quindi sicuramente molti di voi la prossima settimana si farà qualche giorno di vacanza, ma sappiate che noi andremo in onda comunque, quindi qui sul canale 81 ci troverete, ma chi non lo potrà fare si potrà sintonizzare dal sito www.radioitaliaanni60.it. Oggi puntata tutta al femminile, quindi non muovetevi dalla poltrona perché tra poco, subito dopo qualche consiglio per gli acquisti, vi presenterò queste bellissime e bravissime ragazze. A tra poco! Allora, iniziamo subito questa puntata volando a Milano da una bellissima ragazza di 32 anni che nella vita insegna canto, ma lei per prima ha una voce molto sensuale e suadente. Diamo il benvenuto a Ilenia Smedile! Ciao Ilenia, come stai? Ciao Mirko, tutto bene, tu? Bene, bene, grazie! Che bella che sei, complimenti! Grazie, ci voleva un po' di stucco oggi! Allora, Ilenia, io so che oltre a cantare in moltissimi locali, lavori anche a teatro perché sei in tour con un musical. Di cosa si tratta? Sì. Allora, per ora sono in tour con Il libro della giungla e siamo in molti teatri. Questa domenica saremo ad Alessandria, e poi toccheremo Varese, Napoli e altre città. Ed è molto molto bello. Però sì, bene, sì, complimenti. Sì. Grazie. E diciamo che io faccio un po' di parti, infatti cambio spesso ruoli. Però bene. Il ruolo principale è Serpente K. Wow. Senti Ilenia, tu sei un vulcano un po' come me, no? Non ci fermiamo mai. Ecco, ma cosa stai preparando di bello per il futuro? Ci puoi dare qualche anticipazione? Assolutamente sì, prontissimi, perché l'1 aprile uscirà il mio nuovo inedito che farà parte del mio primo EP, quindi dopo un anno siamo ritornati in carreggiata. Bene, bene, noi saremo lì a seguirti ovviamente. Grazie. Anzi, fammi sapere allora, se ti piace. Assolutamente sì. Senti, Ilenia, se io ti chiedessi qual è il tuo più grande sogno, quale sarebbe? Ma per ora credo che questo EP vada bene. Quello è la cosa che più mi auguro, perché ci ho lavorato anni e un anno intero che sono ferma per arrangiare questi pezzi che ho scritto e mi auguro veramente che possano piacere al pubblico. Questo è quello che mi auguro. Poi chi vivrà vedrà. Assolutamente, e noi ti auguriamo un grandissimo successo perché te lo meriti veramente. Allora, grazie mille. Adesso ci ascoltiamo a questo punto un brano bellissimo dal titolo Non è un sogno, sempre ovviamente scritto da te.
Quindi in bocca al lupo per tutto, Ilenia Svedile. Ciao Ilenia. Ciao Mirko. Guardami negli occhi adesso, vedo solo il tuo riflesso in me, in noi. Prendi tutto ciò che resta, sento che la mia risposta è in te. Solo con te mi lascerei cadere, senza paura di farmi male. Un'altra volta. Ristorante Il Mandarino, per trascorrere una serata indimenticabile, in un ambiente elegante e raffinato, dove insieme alla proverbiale ospitalità orientale potrete gustare i più famosi e tipici piatti cinesi. Piatti cinesi. Siamo a vostra disposizione anche per matrimoni, battesimi e congressi. Scusate, non ho saputo resistere vedendo tutte queste colombe. Come potevo non mangiarmela poi a quest'ora del pomeriggio, non vi dico, questa poi al cioccolato. Scusate, ma la fame incombe. Allora andiamo avanti, perdonatemi di questo piccolo siparietto, ma adesso voliamo a Genova per conoscere una ragazza che nella vita è una cantautrice, ma è anche studentessa all'ultimo anno di giurisprudenza. Diamo il benvenuto a Lara Serrano. Ciao, ciao Lara, Mirko. come stai? Tutto bene, grazie. Tu? Bene, bene, scusami, tra l'altro stavo deliziando questa colomba ottima al cioccolato, perdonami perché sai com'è, queste cose, a queste cose io non resisto. Ah, Va bene. certo.
Ecco, senti, Lara, tu oltre ad essere una bravissima cantautrice, sei anche pianista, chitarrista e autrice di testi, una vera e propria artista. Ecco, ma cosa ti fa emozionare di più di queste cose? Allora, in realtà ti dirò, forse a livello di emozione, pianista, nel senso che comunque grazie alla pesatura dei tasti fai uscire assolutamente tutte le emozioni, perché in realtà scrivendo le hai già vissute e la chitarra la uso proprio come strumento per dare un po' un corpo, una struttura alle mie canzoni, quindi forse quello è più uno strumento e non tanto un'emozione unica. Certo. Senti, Lara, tra poco ascolteremo un brano dal titolo Roma Miami, una canzone che hai scritto per omaggiare Rita Rusic addirittura. Ecco, ma cosa racconta questo Esatto. brano velocemente? Ma il brano in realtà racconta un po' la sua biografia, quindi ho preso ispirazione semplicemente da quello che lei ha vissuto perché è stato scritto a Dubai e durante un viaggio, però in realtà era quasi periodo lockdown, si respirava già qualcosa e purtroppo per noi artisti è stato comunque un blocco anche a livello emotivo, a livello di ispirazione. E questa persona, in questa persona ho trovato proprio l'ispirazione e ho raccontato un po' di lei, siccome di me avevo ben poco. Ah, quindi poi so che anche l'hai conosciuta proprio Sì, lei, giusto? assolutamente sì. Bene, bene, bello. Senti, Lara, qual è il tuo prossimo traguardo, obiettivo? Ma in realtà adesso ho un paio di pezzi pronti che non vedo l'ora di far ascoltare perché uno è un po' più introspettivo. E è proprio uno sfogo, mentre il secondo è più leggero, più estivo, e quindi per ora piccoli passi e sono quelli i prossimi obiettivi. Bene, bene, noi te lo auguriamo. Tra l'altro, lì in Liguria c'è Sanremo vicino, quindi chissà che magari tra qualche anno ti vedremo lì. Io, tra l'altro, porto fortuna, Speriamo. quindi non si sa Mi fido mai. di Va bene. Allora, Lara, a questo te. punto siamo curiosissimi di ascoltare la tua voce e vedere il tuo videoclip. Quindi ci vediamo e ci ascoltiamo. Roma Miami, Lara Serrano. Grazie, Lara, ciao. Grazie a te, ciao Mirko. Ciao. Ti alzi ogni volta dopo una caduta, sorridi per ogni traguardo. Non c'è specchio migliore di uno sguardo, scrigno di una lacrima un po' trattenuta. Gli occhi pieni di speranza, rivolti al domani. Legami indissolubili, non si tengono le mani. Non c'erano le tende come ti aspettavi, a te che la primavera la portavi. Te che zittisci con fare discreto, ma non confondi un diamante col vetro. Al centro perfetta di una vita così, regista in azione, personaggio di un film. Parigi, New York e Dubai, ti stupisci se ti chiedo come stai. Ogni 100 problemi hai 101 rimedi, col cuore diviso tra Roma. Aspetterò un'alba, per ogni passo falso, un'onda sulla sabbia. Solo chi dietro ha bellezza e sostanza porta magia in una stanza. Le emozioni travolgono come una tempesta. Hai una corazza, ma resti la stessa. La tua è una storia scritta con la grafite, in continua metamorfosi tra mille vite. A volte l'amore finisce nel vuoto e crolla addosso un castello di Lego. Spesso un sorriso comunica la tua differenza nell'essere unica come sole a Londra, ma tu vali di più. Non sparisce la tua ombra se la luce sei tu. Tu che in ogni tempesta le vele le spieghi, tu che hai il cuore diviso tra Roma. Sparisce la tua ombra se la luce non scalda più. Tu che in ogni
bel cuore diviso tra Roma e Miami. Arredarti di Lorena Polini. Da anni una professionista nella progettazione di design per i vostri spazi. Lorena personalizza la tua casa, il tuo negozio, il tuo ufficio, con la scelta di arredi e complementi su misura. Il suo intento è personalizzare rendendo il vostro ambiente unico, abbinando gusto estetico a praticità, equilibrio tra forme e colori, luci e ombre, ergonomia e tecnica. Arredarti, il modo migliore per vestire il tuo ambiente. La pasticceria Robby da sempre dedica un'attenzione tutta particolare ai dolci della tradizione, facendo riferimento alle ricette tipiche del territorio, al periodo dell'anno e alla festività in corso. Vi aspettiamo tutti i giorni, escluso il lunedì, per una fantastica colazione. E siamo giunte all'ultima artista di oggi. Lei è giovanissima, come le altre due ragazze di prima, e per conoscerla andiamo in Puglia, in provincia di Brindisi, esattamente a Francavilla Fontana. Frequenta il liceo socio-pedagogico e studia al conservatorio canto jazz e pianoforte jazz dall'età di 12 anni. Diamo il benvenuto a Desiree Damuri. Ciao. E colgo anche l'occasione per salutare tutto il pubblico che ci sta ascoltando e voglio ringraziarvi per avermi dato la possibilità di poter partecipare a questa bellissima esperienza. Grazie a te, Desi, ti chiamerò, perché il tuo nome d'arte è Desi, lo so. Sì. Senti, Desi, so che oltre al canto sei molto brava anche a comporre. Ti piacerebbe che questi brani un giorno diventassero editi. Ma quali sono gli argomenti che nei tuoi brani ti piace di più cantare? Non so, tipo d'amore, drammatici, malinconici? Dicelo tu. Diciamo che non ho degli argomenti preferiti, ma la mia fonte di ispirazione è il mio stato d'animo. Senti, invece, come ho chiesto anche alle altre due artiste, ti chiedo anche a te quale sarebbe il tuo più grande sogno in ambito musicale, ovviamente. Mi piacerebbe poter esprimermi ad un pubblico più ampio, perché ho e ho tanta voglia di trasmettere. Bello, 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 ma ci sei giovane, ce la farai sicuramente. Senti, qual è stata fino ad ora invece la tua più grande esperienza in ambito musicale? Riuscire a produrre una mia canzone che ascolterete questa sera, che si chiama Ripartirò da me, e anche ho in preparazione un disco che spero che uscirà a breve. Bene. E tra poco l'ascolteremo. E infatti io voglio proprio chiederti adesso, perché questa canzone si intitola Ripartirò da me. Ecco, ma parla di te questa canzone? No, non è una canzone autobiografica, ma racconta di un amore travagliato che ha, diciamo, subito una mia amica. Ah, ho capito, ho capito. Quindi, insomma, dalle parole che ascolteremo di questa canzone capiremo anche di cosa si tratta esattamente, insomma. Bene. D'accordo, Desiree. Allora siamo curiosissimi a questo punto di ascoltare la tua voce e vedere questo bellissimo videoclip realizzato proprio dalle tue parti, giusto? Sì, va bene. Grazie, vi ringrazio nuovamente. Un bacio. Grazie a te, Desi, e ci ascoltiamo Ripartirò da me. Desi! Siamo
cambiare quel qualcosa che non va, ma continuare non ha senso oramai. Tu vuoi una rosa che spine non ha, questo non sono io. Sono fatta così, con le mie imperfezioni, mi è conosciuta così, a un modo mio. Amore mio, continuerò la vita senza di te, ripartirò da me. Sarò sbagliata io per te, ma non riesco a smettere di amarti. Rifarei tutti i passi falsi fatti con te, le nostre litigate esagerate. Rifarei tutto in macchina ore e ore a far l'amore. Vorrei stringerti l'ultima volta, avere la certezza di perderti. Amore mio, continuerò la vita senza di te, ripartirò da me. Sarò sbagliata io per te, ma non riesco a smettere. Vorrei stringerti l'ultima volta, avere la certezza di perderti. Che brave le nostre ragazze di oggi! Allora, siamo già giunti al termine di questa puntata e per gli auguri di Pasqua ci vedremo sabato prossimo. E vorrei ricordare a tutti i nostri telespettatori che chi volesse partecipare al Salotto della Musica potrà scrivere per prendere informazioni alla mail mirko.rialdini@gmail.com. Mi raccomando, vi aspetto perché ci sono rimasti pochissimi posti. E ci vediamo sabato prossimo e buon weekend a tutti. Ciao!